Buongiorno, io ho ritenuto doveroso disturbarvi per comunicarvi una nuova ordinanza sindacale, la numero 7 del 15 luglio 2015, ordinanza sindacale che riguarda il corretto conferimento dei rifiuti. Con questa ordinanza intendiamo ordinare e disciplinare un attimino quello che è il conferimento dei rifiuti nei cassonetti. Questo va fatto tassativamente dalle ore 20 alle ore 7 del mattino. Da lunedì la tolleranza sarà zero, zero assoluto. Noi tra oggi, domani, domenica intendiamo lanciare questo messaggio, questo invito a un corretto conferimento per far sì che disciplinare e educare la gente a un maggior rispetto, a un maggior decoro del nostro paese. Quando parliamo di corretto conferimento intendiamo lanciare un messaggio di collaborazione, di sinergia tra gli amministratori, gli operatori ecologici e gli operatori di polizia municipale, gli agenti di polizia municipale che saranno gli addetti al controllo, per far sì che il tutto si possa svolgere nell'ambito di delle regole ben precise. Ci sarà una sanzione di 100 euro per ogni trasgressore, sono molti 100 euro. Io mi auguro e spero di riuscire a perdere una scommessa che ho fatto con me stesso. Ho scommesso con me stesso di riuscire a ottenere zero sanzioni. Per me sarebbe una scommessa che perderei molto volentieri qualora ciò accadesse. Mi auguro che sia così e mi auguro che nessuno becchi questa sanzione. Però se serve la sanzione, sanzionare una persona per educare 100 o 10 per educarne 1000 o 100 per educarne 10.000, che ben vengano. Qualcuno mi ha posto la domanda e dice: se i cassonetti sono pieni? Io gli ho risposto in maniera semplice: se tu devi parcheggiare e non trovi parcheggio, ti parcheggi in doppia fila? No, trovi tanto giri fino a quando trovi il parcheggio libero. Allora in questo caso dico tanto giri fino a che trovi il cassonetto disponibile nel quale conferire. E se questo, qualcuno mi ripone la domanda, se questo è un vecchietto che non riesce a camminare, bene, speriamo di ovviare anche a queste problematiche, anche alle problematiche dei cassonetti che non sono efficienti dal punto di vista funzionale ed estetico. Cerchiamo di collaborare, cerchiamo tutti assieme di rendere più dignitosa, più pulita, più decorosa la nostra città. L'appello è quello di darci una mano d'aiuto o di denunciare, di segnalare. Alla fine dell'ordinanza, domani ci saranno affissi tra domani e stasera, domani, una serie di manifesti color verde, mi sembra che siano manifesti 70-100, dove alla fine invito la cittadinanza a collaborare con noi e invito soprattutto a fare delle segnalazioni. Ci sono tre numeri di telefono, uno di questi è il 335-66-42052, che è acceso a quasi H24, ogni tanto lo stacco qualche ora per ovvi motivi, come magari è staccato in questo momento. In momenti di contingenti viene chiuso il telefonino mio, ma se non c'è il mio c'è quello del comandante vigile, c'è quello del responsabile dell'ufficio tecnico. Io non avrei nulla da aggiungere, solo un'ulteriore preghiera di non farmi passare come il sindaco delle sanzioni, quindi aiutateci a far rimanere a zero, a zero assoluto, il numero della sanzione per questa ordinanza. Vi prego di farmi perdere questa scommessa, la perderò ben volentieri. Il premio sarà
quello che meritate tutti voi, un paese più vivibile, un paese migliore, e noi ci stiamo sforzando per questo. Vi ringrazio. Io, se non ci sono domande per quanto riguarda l'argomento per cui vi ho disturbato, che è appunto questo del corretto conferimento, avrei finito. Se non a margine per specificare che c'è un'altra ordinanza, è quella della regola, che regola la balneazione, nel decreto di corretta balneazione, sulla balneazione c'è il divieto di portare i cani a mare se non in due tratti limitati della spiaggia. Lo potete vedere consultando le nostre carte, è un qualcosa che noi abbiamo già trovato sul piano spiagge, che è quello che è, che presenta le lacune che abbiamo visto con gli stabilimenti balneari. E non lo potevamo modificare e non, quindi ce lo siamo trovati. Quindi chi ha il cane cortesemente vada a portarlo sulle spiagge in cui è consentito, perché anche in questo è materia di, diciamo, di pettegolezzi, di rimproveri, di mugugni. Io sono un amante degli animali, sono per gli animali, però è corretto che chi ha il cane porti la bustina perché a tanti dà fastidio vedere quello che vediamo sui marciapiedi, sul lungomare, pieno di escrementi, e non va bene. Quindi un invito anche diciamo, a un maggior buonsenso, se così può essere definito. Io avrei finito se non ci sono domande, grazie. Come mai l'urgenza di questa conferenza 80 su questo argomento specifico? E beh, l'urgenza è per evitare che la gente possa beccarsi una sanzione senza sapere nulla. Noi stiamo cercando di far veicolare questo messaggio quanto più possibile, e non faremo contravvenzioni né oggi né domani, né, però da lunedì la tolleranza sarà zero. Chi non conferisce in maniera corretta verrà sanzionato. Anche qua un appello soprattutto per gli ingombranti. Gli ingombranti vengono ritirati anche a casa, basta semplicemente chiamare senza alcun costo per l'utente nei giorni pari, martedì, giovedì e sabato. Quindi non lasciamo materassi, frigoriferi, divani, sedie e quant'altro accatastate a bordo strada, a fianco ai cassonetti. Cerchiamo di rispettare. Diciamo di rispettare noi stessi, ecco. Per i turisti. Per i turisti vale quello che vale per il cittadino di merito, non è che il turista una volta che viene a Grazie. merito è cittadino di merito per noi. Quindi noi cerchiamo di fargli trovare un paese accogliente, però anche il turista deve rispettare quelle che sono le regole che noi cerchiamo di dettare, non di imporre, ma di dettare, e sono regole del quotidiano vivere civile. Ci sono nuove aperture per i video al mare? No, in questo momento la situazione è quella che è, c'è stato qualche permesso rilasciato, che ancora ci stanno tante pratiche in itinere con la SUAP, ma no, la situazione è più o meno è quella che abbiamo disegnato noi. Quest'anno apriranno pochi lidi. Merito per posato ha avuto solamente tre bandierine azzurre o tre vele. La colpa è un po' di tutti noi cittadini, parlo da cittadino e non da sindaco. Come sindaco spero di poter ottenere qualche. Il sogno sarebbe di arrivare a 5 come Roccella, perché vi ricordo che Roccella, quando da noi, a un passo da noi a Salina c'era il porto, a Roccella di porto non se ne parlava neanche. Oggi Roccella e è molto più avanti di noi. Roccella pratica la differenziata in toto. Speriamo che Merito da qua a breve possa partire con la differenziata. Differenziata che in questo momento e nella fase dell'espletamento della gara alla SUAP stanno valutando l'offerta tecnica. Dovremmo, uso il condizionale, essere alle battute finali, e questo ce lo auguriamo affinché questo servizio di differenziata totale possa partire, diciamo, in autunno, perché i tempi non sono rapidissimi, ecco. Il comune di Merito è pronto ad affrontare l'emergenza, cioè nel senso che tutte le spiagge di Reggio Calabria sono out, praticamente
spingono tutti da questa parte? Noi abbiamo inteso intanto quest'anno eliminare per quest'estate le strisce blu del lungomare, perché non ha senso con pochi lidi mantenere le strisce blu al lungomare. Però intendiamo anche partire da qua a breve con un bando per regolamentare e creare delle aree a parcheggio a pagamento. Verrà fatto, diciamo, a partire forse da settembre, ottobre, vediamo, è allo studio anche questo. Per quanto riguarda speriamo che questo problema lo possiamo affrontare, significa che la gente si riverserà e tornerà sulle nostre spiagge, che per quanto possibile abbiamo cercato un minimo di renderle accessibili e fruibili. Faremo sono in itinere tre rampe per i diversamente abili, non ci sono mai state nel Comune di Merito. Abbiamo finito da qualche giorno un intervento di rapacimento con i soldi che erano stati stanziati alla provincia di Reggio Calabria, e di questo ringrazio sia il Presidente che il Vicepresidente, il Dottore Giuseppe Raffa e il Dottor Gianni Verducci, carissimi amici. Però ringrazio in maniera proprio sentita il responsabile del servizio, l'architetto Mezzatesta, che è una persona, uno dei dipendenti da medaglia, io ho definito da medaglia d'oro, non me ne voglia nessuno, è un funzionario che alle 7:30 di mattina, tutte le mattine è sul posto di lavoro, e credetemi, è per me è motivo di orgoglio ricevere un messaggino: datemi conferma, io alle 7:30, così mi scrive l'architetto Mezzatesta, sindaco mi dia conferma se domani alle 7:30 ci vediamo o meno. Noi già alle 8:15 eravamo di ritorno da Reggio con la pratica definita, quindi quello che è stato possibile, abbiamo messo una serie di docce, qualcuna in più di quanto si mettevano tutti gli anni. Questo comporterà anche un minimo di carenza, e non un minimo, speriamo, non carenza nel servizio idrico. Un invito al corretto utilizzo di queste docce e un invito a non utilizzare durante la doccia shampoo e quant'altro per non inquinare. Anche qua dice sanzioni, non vorrei intervenire anche in questo settore, però sta al buon senso di tutti noi cittadini. Diciamo che in questo momento non siamo in grado di poter rispondere così su due piedi, era ed è nei nostri pensieri il prolungamento del lungomare. Avevamo già proposto, quando io ero assessore ai lavori pubblici, un'asta che collegasse direttamente dal camping di Palumbo a Pentinattilo. Ci sono, però poi ci dobbiamo anche scontrare con quelle che sono le realtà economiche e con le casse del comune, che non sono abbastanza floride. Io approfitto per dirvi che proprio ieri abbiamo, con la dottoressa Castelbuono, abbiamo trovato un accordo di massima per quanto riguarda il servizio elettrico. Noi in questo momento siamo nel mercato di salvaguardia e paghiamo il 30% in più come spesa sul consumo effettivo. Il 30% in più a soldoni, in questo momento vi dico subito, 70.000 a tanto sono circa 600, possiamo essere più precisi con i numeri. Noi paghiamo in questo momento per i primi 9 mesi, questa è la stima, per i primi 9 mesi del 2015 dovremmo pagare 1.380.620.000 euro, il virgola 25 lo voglio precisare, lo preciso perché se paghiamo il 30% in più in questa somma sono 450.000 euro e rotti. Per 9 mesi sono 50.000 euro l'anno, significa che in un anno
sono 600.000 euro, numeri che ci fanno, ci consentono di fare un triplice salto mortale all'indietro e non in avanti. Quindi una delle priorità è quella di chiudere urgentemente questa partita e ritornare e uscire dal mercato di salvaguardia e tornare a pagare normalmente il consumo dell'Enel senza questo 30% di eccesso, che è qualcosa che onestamente ci dà alle corna, se così si può dire. Se non ci sono altre domande, la dottoressa mi diceva qualcosa sul giudice di pace. Sugli uffici del giudice di pace, se sono in atto delle delibere. Sì, stiamo approntando. Allora, sul giudice di pace vi ringrazio intanto del messaggio, che era corretto o fosse scritto così come in realtà la storia venisse fotografata così come in realtà è stata. Registriamo con dispiacere che qualche giornalista scrive come mai Melito, che non ha delle situazioni economiche floride rispetto agli altri comuni. Io ho detto che è una guerra tra poveri, perché nessun comune scoppia di salute economicamente parlando, però da parte nostra un sacrificio in eccesso, andando a assorbirci per intero la quota del comune di Africo, abbiamo ritenuto di doverla proporre, e è stata sposata all'unanimità dagli altri 8 sindaci, perché siamo nuovi, Africa e fuori. Noi stiamo approntando la delibera che la faremo come giunta, poi la porteremo in consiglio e la mandiamo agli altri comuni, perché entro il 25 luglio questo è stato accordato e siglato da tutti i nuovi sindaci presenti. E il Consiglio Comunale dovranno fare le delibere, che poi entro il 31 luglio vanno mandate al Ministro competente, Ministro di Grazia e Giustizia, per far sì che a febbraio venga ripristinato il servizio del giudice pace. Perché febbraio? Perché il personale che noi abbiamo già per la parte nostra indicato sulla delibera, con tanto di nome e cognome, dovrà fare 2 mesi di istruzione, e quindi a febbraio dovrebbe partire. Usiamo il condizionale, perché sappiamo che generalmente ci sono quelle scosse di assestamento con qualche proroga di qualche mese, però il mese in più, il mese in meno non sposta e non cambia di una virgola quello che è il nostro intendimento, quando parlo non solo del comune di Melito ma dei comuni dell'area, per il ripristino di questo servizio. Noi, e lo sottolineo, il comune di Bova aveva anche chiesto, forse in maniera un po' provocatoria, io l'ho voluta intendere così, non pretestuosa ma provocatoria, lo spostamento della sede da Melito a Bova, proponendo anche, ponendoci come contropartita il 50% degli oneri al carico del comune di Bova. Si partiva nella base di discussione che noi abbiamo ereditato dai commissari straordinari, che in merito doveva assorbire il 31% della spesa. Abbiamo rivisto a ribasso la spesa complessiva, andando a tagliare quella che era la quota degli affitti e la quota delle pulizie. Le pulizie saranno effettuate con un voucher, e da 21.600 euro scendono a circa 5.000 euro, l'affitto da circa 38.000 euro scende anche questo a 5.000 euro, quindi c'è stato un ribasso totale. Quindi quel 31%, che poi alla fine come accordo con i nuovi comuni passa al 40%, non è così eccessivo come qualcuno ha potuto pensare. Penso che la spesa che noi ci siamo caricati in eccesso rispetto alla quota, alla base, alle delibere di partenza che i commissari ci proponevano, fermo restando che il quadro è mutato, perché una volta che Africo non ha aderito, noi in ogni caso sul totale di Africo il 31% toccava anche a noi, quindi se noi ci siamo caricati il 100% di Africo, alla fine non riteniamo di meritare questi rimproveri, non meritiamo neanche che ci vengono posti degli interrogativi. Non si è fatto nulla di scandaloso, anzi riteniamo come maggioranza di aver cercato
di coinvolgere anche la minoranza su questa scelta e riteniamo di aver fatto quanto era giusto e necessario fare, fermo restando che alla fine sarà il Consiglio a votare questa delibera e speriamo che venga fatta all'unanimità, altrimenti i rimproveri e le contestazioni possono essere fatte anche in sede di Consiglio. È chiaro che non ci saranno sorprese, noi in Consiglio come maggioranza andiamo a deliberare quello e a rispettare quello che è stato l'accordo come siglato con i sindaci dell'area, ai quali va chiaramente un grazie sentito da parte del sindaco di Merito Portosalvo, non come un grazie di facciata, ma un grazie di cuore per quello che assieme faremo sicuramente per questa area. E Merito non vuole essere con presunzione il capofila come lo è stato negli anni scorsi, perché Merito, comune capofila dell'area grecanica, ha portato il paese di Merito al tonfo che abbiamo registrato con il terzo scioglimento, con tutto quello che abbiamo trovato, e Merito può anche non essere il comune capofila dell'area grecanica. L'importante è che ritorni a splendere come paese e come i cittadini meritano. Signor Sindaco, c'è un'inversione di tendenza rispetto al passato. Certamente il Sindaco Meduri non ha la bacchetta magica e la lampada di Aladino, però ce la mette tutta, perché in passato abbiamo perso la Comunità Montana, l'Ustedal della Romalara, l'Enel di zona, l'Ufficio Provinciale delle Poste, l'Ufficio Circoscrizionale per l'avviamento al lavoro, il Tribunale di zona e prossimamente anche l'ospedale. Quindi c'è un'inversione di tendenza rispetto al passato, nel senso che si cerca, si tenta di recuperare qualcosina. Vabbè, chiaramente andremo a praticare tutti gli sforzi, in questo momento gli sforzi maggiori saranno concentrati sull'ospedale, senza disdegnare altro. Ad esempio lei ha citato la posta, ci è stato garantito e avremmo fatto anche qua una crociata che vengono mantenuti gli uffici periferici di Merito, a dispetto per esempio verrà chiuso San Pantaleo, mentre viene mantenuto lo stato attuale che è presente a Merito, quindi rimarrà Prunella aperta anche se a giorni alterni. È chiaro che l'ospedale merita più attenzione rispetto a tutte le problematiche, è così che noi stiamo facendo. Siamo in una fase, diciamo, di aspettativa. Ci aspettiamo da un minuto all'altro una chiamata del direttore dell'ASP di Merito, Nucera, il dottor Nucera, per farci sapere quando c'è la disponibilità di Scura e di Olivero per un consiglio comunale aperto che verrà coinvolti, tu vedrai coinvolti e partecipi a pieno titolo tutti i sindaci del comprensorio, non dell'area grecanica, ma quando parliamo di comprensorio parliamo da Motta a Atico compreso. Se questa disponibilità non dovesse arrivare a stretto giro di posta, temporeggiamo qualche altro paio di giorni, ma già martedì, mercoledì ci autodeterminiamo, ci rivediamo come sindaci e faremo partire noi una convocazione di consiglio comunale e saremo noi a invitare Scura, Oliviero e tutti i consiglieri, tutti i politici, dal senatore di destra a sinistra, senza nessun escluso. Poi vediamo chi intende collaborare con noi, chi intende rispondere presente alla nostra chiamata e chi invece preferirà a non rispondere e non presterà attenzione a quello che saranno le nostre richieste, che ribadisco, Merito dobbiamo, visto che ci sarebbero 42 nuovi uso del condizionale, 42 nuovi posti letto, però dalla carta questi posti letto vanno trasformati in realtà. Ci sono questi 10 milioni di euro per il restauro dell'ospedale di Merito, bisogna vedere come e quando e se saranno spesi. Bisogna vedere se riusciamo a far avere due ambulanze e non più una, bisogna vedere se riusciamo a creare la piattaforma dell'elisoccorso, che in questo momento un eventuale
e il soccorso parte dal porto di Saline con tutti i disguidi che ne possono derivare. E qualche mese fa c'è stato un episodio purtroppo finito in maniera tragica, il paziente che doveva essere trasferito purtroppo nel tragitto sono venute meno le condizioni. Quindi questo è quanto, l'attenzione sarà massima su tutte quelle che sono le problematiche che quotidianamente emergono e non sono poche.